E do il benvenuto e il bentornato a Sonia Donati, tecnico agricolo, che oggi si svelerà tutti i segreti di aglio e scalogno. Grazie Monica. Benvenuta sì. Sonia. Allora, vorrei partire da una cosa che mi ha incuriosito molto, cioè sì. Il nome latino dello scalogno, che è Allium Ascalonicum. Quindi da questa assonanza mi viene da dire che ci sono delle caratteristiche comuni che hanno sia l'aglio che lo scalogno. Sì, sono comuni. Allora, le varietà ci vengono purtroppo dalle paesi dell'est, ma noi poi le abbiamo arricchite con la nostra biodiversità distribuita da nord a sud in tutta Italia. Le caratteristiche comuni cos'è? Sono quelle che la forma, già le forme le possiamo anche un po' vedere, l'aglio e lo scalogno sembra come aroma più vicino alla cipolla, sì. Ma come forma si assomiglia, perché è formato da spicchi, non è un unico bulbo, all'aglio. Le caratteristiche quali sono? Beh, organoletticamente, se metti in bocca uno scalogno fresco appena tagliato, senti questa aromaticità piacevole della cipolla e ti ricorda la cipolla. Oggi non lo provo però, perdonatemi. Lo scalogno comunque si smaltisce presto, però ti perdoniamo ovviamente, lo descrivo io. Quindi lo mettiamo in bocca, sentiamo questa bella aromaticità, molta componente dolce e poi un finale piacevolissimo che ci ricorda l'aglio. Ecco perché è un po' una via di mezzo tra l'aglio e la cipolla, ma è un'identità a sé stante. Comunque lo scalogno è molto antico, ma non nasce in Europa, ha delle origini molto lontane. Lontane, arriva dalle Indie, dall'Afghanistan. Pensa, il paese più che coltiva l'aglio in primis è la Cina, e comunque anche gli scalogni ci vengono, comunque la grossa produzione è dall'est. Ma noi utilizziamo i nostri, perché abbiamo, come dicevo prima, l'Italia è ricca, abbiamo tanti coltivatori, tanti contadini che ci danno questa bella composizione cromatica, abbiamo la fortuna di avere di forme diverse, tonalità cromatiche diverse. Vedi, anche questi sono stessi scalogni, però sono o più ramate o più gialle, con quella caratteristica lì. E poi anche l'IGP dell'Emilia, dello scalogno, che è una ricchezza, veramente un nostro patrimonio importantissimo. Quindi a seconda della differenza anche c'è un sapore diverso. Sono sapori un po' diversi. Per esempio, te considera, se si parla degli aglio, l'aglio bianco è quello più diffuso in Italia, sì. L'aglio napoletano, piacentino. Poi c'è quello rosea, che si trova sia in Liguria sia in Calabria. E poi quello rosso, che è più pizzicante, diciamo che ha la nota in più di pizzicante. Pensate a quello di Sulmona, quello di Trapani, cioè una varietà incredibile. Praticamente incredibile. Sia soprattutto l'aglio, ma come lo scalogno, tranne nel cappuccino poi lo mettiamo dappertutto. Ve lo consiglio. E infatti, tra l'altro, lo scalogno recentemente in cucina sta sì. avendo un grandissimo successo, quasi alla pari dell'aglio e della cipolla. Esatto. Allora, quali sono però le differenze tra questi tre bulbi? Perché alla fine di bulbi si tratta. Di bulbi si tratta. Allora, principalmente nell'aglio c'è una presenza maggiore di allicina, che dopo spiegherà la dottoressa. È questa componente che, però tenete presente, si forma solo quando noi andiamo a schiacciarlo l'aglio. Perché all'interno ci sono due molecole, una sono contenute in dei sacchetti di vacuolo intracellulari, che fino a quando non li schiacciamo non si uniscono e non danno origine all'allicina, che è quella responsabile dell'alito un po' pesante, il cosiddetto antivampiro, e di una certa anche non facile digestione. Però in realtà, come dirà dopo poi la dottoressa, ci fa molto bene. Se perdiamo quello, sopportiamo questo aspetto un po' pungente, ma ci fa tanto bene. Nello scalogno è meno presente, e quindi ecco perché ci piace un po' di più, a questa aromaticità e questa piacevolezza che sta conquistando di più. Però sono diversi. Caratteristiche. Simili, allora, ma diversi. Parlando invece di aglio sì. in cucina, ovviamente è molto utilizzato, lo utilizziamo, devo dire, tutti i giorni per fare anche solamente un soffritto, ma c'è chi lo utilizza pelato, no? Senza sì. buccia, oppure in camicia. Oppure in camicia. In camicia era per quel discorso che non sprigiona l'allicina, che è molto invadente e molto persistente, mentre sbucciato esce fuori questa caratteristica. La pellicola esterna lo protegge anche da un punto di vista quando andiamo nella cottura, lì viene danneggiato immediatamente e quindi rischiamo poi di fare quella specie di carbonizzazione, di sensazione amarognola, che però dopo ci dà noia, quindi quando lo mettiamo in cottura dobbiamo stare un attimo attenti. La pellicola un po' lo preserva, quindi possiamo anche sull'arrosto, è indicato in camicia. In camicia, però c'è un metodo particolare che possiamo consigliare ai nostri telespettatori per togliere la pelle, chiamiamola così? L'ho messo in acqua un poco 10 minuti fa. Sì. Andrebbe messo un pochino prima, e quando io lo metto in acqua, vedi, si stacca da sé la pellicola. Okay. Ora tenete presente che se noi lo utilizziamo, ma io non rimane uso comunque guanti, poi sulle dita un po' l'odore. Rimane, ma è purtroppo. Benissimo, ma è un battericida, ci fa bene, ci disinfetta le mani. Poi sai cosa, Monica? Ci prendiamo un po' di limone, esattamente, un po' di bicarbonato. È verissimo. Ci fa tutto bene, però l'abbiamo sbucciato, vedi? Con estrema facilità. Poi lo utilizziamo e lo andiamo a finire di pulire. Esatto. Adesso invece vorrei capire se ci sono dei metodi
metodi per coltivare l'aglio e lo scalogno in casa. Bisogna tornare all'orto, brava Monica, bisogna tornare al balcone. Chilometro zero. Brava. Allora senti, entrambi non hanno bisogno di terreni particolari, da nord a sud dell'Italia si inizia a ottobre fino a febbraio, sono resistenti ovviamente alle basse temperature. Prendo l'aglio, la parte esterna, che sono quelli più caratteristici, vado a cercare quello migliore, non lo metto ovviamente col germe in giù, ma germe in su, 5 cm di profondità. E poi lo sotterriamo. Lo sotterriamo, siccome andiamo a mettere in un periodo dove il terreno dovrebbe essere umido, non ho bisogno di annaffiare, perché l'acqua non gli fa bene, perché gli basta quella che avverrà durante il periodo di maturazione della pianta. Stessa cosa per lo scalogno. Ora ovviamente nel vaso è semplice, queste sono le dimensioni che vanno conservate, ma se io devo fare delle file devo mantenere la distanza, perché come vedete mi cresce, quindi non li mettiamo tanto vicini. E allora signore e signori a casa, provateci, poi raccontateci insomma quali sono gli esiti. Io ringrazio e saluto Sonia Donati per essere stata qui con noi. A proposito di aglio, colleghiamoci con il nostro nuovo inviato che anch'io per la prima volta conosco, Maurizio Licordari, che si trova a Trequanda in provincia di Siena. Maurizio, buongiorno.